Nei primi 100 giorni da sindaco del comune di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi, eletto il 4 ottobre scorso, traccia un bilancio di quelle che sono le sfide che attendono l'amministrazione e su cui ha iniziato a lavorare insieme alla sua squadra di governo. Il primo impegno è stato la riqualificazione parziale del cimitero, che versava in condizioni non dignitose. Per rimetterlo a nuovo definitivamente, il comune ha offerto la disponibilità ad ospitare un forno crematorio sul territorio, rifiutato recentemente dal comune di Spino d'Adda. Che non è stato altro che l'aver ripreso un'istanza già espressa dalla precedente amministrazione su una manifestazione di interesse di Regione Lombardia. E io credo che sia molto difficile praticamente accedere a questo progetto, però noi l'abbiamo voluto riprendere. Questa istanza era già stata presentata nel 2017 e nel 2019, l'abbiamo ripresentata, vediamo cosa risponde Regione Lombardia. Altro tema su cui si sta impegnando è quello della viabilità, già affidato ad un professionista uno studio di analisi dei flussi di traffico interno ed esterno al paese per arrivare ad una definizione di un piano del traffico urbano. Tanto è vero che siamo riusciti già ad ottenere su un progetto di fattibilità presentato a Regione Lombardia, che ha d'intesa con la provincia di Cremona, abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro che va di fatto nella pratica, va assegnato alla provincia di Cremona, che eseguirà la rotonda sulla Rivoltana. Avviati già inoltre dei tavoli del sociale, dei commercianti, delle associazioni sportive e della sicurezza. Altro tema caro, quello del presidio sanitario di Rivolta d'Adda, che diventerà ospedale e casa di comunità. Obiettivo è farne un punto di riferimento sanitario non solo per l'Alto Cremasco, ma anche per la Bassa Bergamasca, l'Est Milanese e l'Alto Lodigiano, essendo Rivolta terra di frontiera.